Sul piede di guerra i dipendenti della cooperativa sociale Lairone, che gestisce i servizi di ausiliariato per l'ASP nei presidi ospedalieri di Caltanissetta e San Cataldo, che hanno dichiarato lo stato di agitazione e sono pronti anche allo sciopero. I 18 dipendenti, 12 in servizio al Sant'Elia e 6 al Remondi, attendono ormai 4 mensilità arretrate, una situazione insostenibile per i lavoratori e le loro famiglie. Da tempo il sindacato Will Temp, rappresentato da Andrea Morreale, chiede ai vertici dell'ASP un incontro, ma ad oggi non ha ricevuto nessuna risposta, se non in merito al bando di gara emanato per la gestione del servizio, situazione sulla quale c'è stato un continuo botta e risposta con l'invio di note tra il sindacato e l'azienda, l'ultima inviata il 25 giugno. Io ho chiesto più volte un incontro con l'ASP, però l'ASP è un muro di gomma, in quanto risponde a determinate note relative al bando di gara, però chiedendo a questa organizzazione sindacale da mesi un confronto, Non arriva un confronto tra le parti e non capisco il perché. Infatti oggi chiederò alla prefettura di aiutare questa organizzazione sindacale per aprire un confronto che sia proficuo e che porti finalmente a una soluzione, sia per quanto concerne il bando di gara, sia per il pagamento degli stipendi, perché parliamo di circa 15.000 euro al mese. Però ad oggi sono fermi da 4 mesi. Cosa contestate nel bando? Allora, nel bando noi contestiamo sia il costo unitario relativo al personale, perché loro prevedono nello schema di offerta determinati ribassi, e sia per quanto concerne l'applicazione dello straordinario, perché come tale lo si deve prendere dal contratto nazionale del lavoro, non è relativo a un ribasso, ma bisogna rispettare determinati parametri.